Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. È tornato Achille. Ciao. Guardate che bel posto siamo, ci troviamo in montagna. E della serie della rubrica Italia abbandonata, oggi ci troviamo in un posto veramente bello e con una buona storia. Oddio, buona storia, non lo so, a tanti piace, a tanti un po' meno. Oggi abbiamo niente proprio di meno che Villa Chigi. Villa Chigi è la villa, per chi lo sa, del duce di Mussolini, che è stata costruita negli anni 30 e sta cadendo allo sfascio. Ora vediamo un po' com'è messa. Andiamo a vedere com'è messa. Allora, la villa è stata costruita negli anni 30 dal principe, mi pare, Ferdinando Chigi, che costruì questa villa e poi non so perché è finita a mano a Mussolini, forse gliel'ha regalata. Qui c'è un panorama bellissimo, quando è limpido il cielo, non ci sono nuvole, addirittura si riesce a vedere Roma. E questa villa costò 850.000 lire. All'epoca, negli anni 30, non so quant'è, ditemi voi se lo sapete. Si vede il classico colore rosso proprio del periodo. Tutti gli edifici di Roma di una volta sono tutti di questo colore. Questo edificio con il terreno intorno si trova all'asta, se siete interessati la potete comprare, asta minima 100, mi pare 180.000, 175.000 euro, e vi giuro ragazzi, casca a pezzi, è uno stato pietoso. Purtroppo questo è dovuto dal fatto che qui c'è neve, gelo e quindi il ghiaccio spacca tutto, perché quando piove poi a notte gela e come sapete l'acqua quando si ghiaccia si gonfia e va a spaccare letteralmente qualsiasi cosa, anche il cemento, i mattoni. Ovviamente qui è aperto, i vandali vengono a devastare ogni cosa. Bellissimo panorama. Allora, facciamoci un giro. È pericolosissimo. Mamma mia, cade veramente a pezzi. Non riesco a capire se proprio hanno rotto appositamente o... Io penso che viene a rompere, perché come fai a devastare un posto del genere? Cioè, nel senso, la natura non riesce a fare questo casino. Ah, questa è la cucina, riconosco le mattonelle. Ma cioè, dico io, ma cavolo, ma ti sei venuto a fregare le mattonelle? Ragazzi, abbiamo trovato un rubinetto. Ma che, perché? Ma perché? Ora spiegateci perché lì sopra c'è un rubinetto. L'impianto elettrico. Vediamo l'impianto elettrico di una volta com'era. Ah, bellissimo. Una volta non c'era la plastica e i fili erano avvolti dalla stoffa. Poi questo è il rame, ovviamente letteralmente polverizzato, eccolo. Ok, c'è della gomma. No, è gommato, ok. Allora è rame, gomma e stoffa. Che abbiamo qua in questa stanza?
di qua. Cioè niente, non c'è assolutamente nulla. Vabbè che dici vuoi recuperare questo posto, nel senso lo restauri. Però porca vacca, cioè devastato. Guarda per te le calcinacce che c'è qui. Forse qui la neve ha devastato. Ah, qui sono delle scale. L'edificio è disposto su tre piani con complessivi 600 metri quadri. Ora noi siamo, diciamo, al piano terra perché c'è il seminterrato e quello superiore. Ovviamente sopra non lo so. Viste le scale, lo stato delle scale, non penso di andare, mi spiace ragazzi, ma non salgo. Ma aspetta, c'è un altro rubinetto sul soffitto, perché? Forse lo sai che cos'era? Forse mi sa che ho capito. Quello era lo spurgo magari dei termosifoni o di qualcos'altro, perché non c'ha senso. Non lo so, io non ho mai visto un edificio messo così male. Questa è l'acqua, le infiltrazioni. Questa è l'acqua che ha spaccato tutto, veramente. Col freddo, sicuramente ci sarà un'infiltrazione, quindi rovina. Cos'è? Il bagno? Sì, basta, finisce qua. Ah, sì, è il bagno. Guarda, lì c'era. E la vasca per l'acqua dello scarico. E il tubo dentro al muro, hanno smurato, si sono portati via tutto, pure la tazza ti sei portato via. E beh, il panorama è notevole, da ogni finestra ci sono le montagne. Un vero peccato, comunque l'edificio degli anni 30. Qui sicuramente c'era il camino perché si vede del nero. Si sono portati completamente via tutto il camino. Lì infatti c'è il buco della presa del camino. In genere questi se li rubano sempre perché sono di marmo. Qui c'era tutto un bellissimo pezzo di marmo che, ahimè, non c'è più. Questo è il salone principale. Qui c'era una scala che non c'è più. Questa è una serranda completamente arrugginita. Allora, una cosa che stavamo notando, a parte quel grossissimo masso di cemento che non si sa da dove è arrivato, il pavimento qui c'è e qui no. Cioè, si sono portati via tutto il pavimento del salone principale. E con la scala, qui c'era la scala, si vede al muro, cioè il segno è ben visibile. Ma dico, ma come fai a portarti via il pavimento? Si vede che c'era un mosaico, si vede che c'erano delle belle mattonelle. Comunque c'è un bel silenzio, eh? Ci credo. Non c'è nessuno. Questa è la parte di dietro, è messa veramente, veramente male. Ma vedendola bene ci manca anche il tetto, ci manca. Certo è bene venderla e recuperarla, perché comunque è un edificio storico. Però effettivamente questa, guarda, solo se me la regali. Allora, per rendervi conto della bellezza nel posto dove stiamo, sto salendo un attimo qui nella collina che si trova dietro alla Villa Chigi.
Allora, ovviamente la villa è posta a sud verso Roma, che si trova lì da quella parte, e alle nostre spalle abbiamo il Terminillo, Monte Terminillo, panorama bellissimo, uno dei pochi, perché siamo nel Lazio, il Lazio non ha molte montagne, è giusto i Monti Lepini, e queste, e questa è una dei panorami più belli. Ah, che bella poltrona! Ragazzi, se vi volete venire a rilassare, qui ci sono delle poltrone. Poi dite che non vi faccio rilassare. Questa è la parte di sotto e non lo so, è messa veramente, veramente male. Dice che qui un tempo ci hanno abitato. Di nuovo qui per la terza volta nel 2018, ma non è finita qui, torneremo anche l'anno prossimo, non ti abbandoneremo. Gaia e Antonio sono venuti qui e poi, come promesso, leggi sopra, siamo tornati anche quest'anno, ma non finisce qui, continueremo. Alla fine questi vengono tutti gli anni, vabbè, contenti loro. Questa dovrebbe essere una caldaia, la caldaia che riscaldava, che riscaldava l'edificio, penso. Ovviamente ci troviamo sotto. Ah, questo è per lavare il bucato. Diciamo che bene o male si riesce a ricostruire le stanze. A che cosa servivano? Tutto arrugginito. Poi sotto qui si vede che scendeva. Non si sa quanto era profondo. Le mattonelle degli anni 30! Guarda che belle mattonelle anni 30! Che disegno sobrio! Ok, il nostro giretto esplorativo ce lo siamo fatto, diciamo che c'è poco da vedere. Mi raccomando, non venite a visitarlo perché sta cadendo a pezzi ed è pericolosissimo, vi giuro ragazzi, cioè è messo veramente male. Magari se lo volete venire a vedere da fuori, sì, ma non entrate. Forse magari un giorno lo restaureranno. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto. Sì, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. E finiamo qui questo video per l'Italia abbandonata. Ciao! Come sempre andate sotto a leggere in descrizione e vi lascio un po' di storia. Anch'io leggo la macchina.